Negli insegnamenti occulti è stato più volte ripetuto che il processo iniziatico, come comunemente compreso, è un fatto anormale. Ogni progresso nel regno della conoscenza avviene naturalmente in virtù di successivi risvegli, ma si produrrebbe in modo più graduale e in un tempo molto più lungo di quanto avvenga nelle attuali condizioni planetarie. Questo modo particolare di sviluppare la coscienza umana fu iniziato dalla gerarchia durante la razza madre dell'Atlantide, alla fine della quarta sottorazza, e perdurerà fino alla metà della prossima ronda. A quel tempo il necessario stimolo sarà stato impartito e poiché i tre quinti dell'umanità avranno esotericamente posto i piedi sul sentiero e un'altra percentuale di essi starà per diventare il sentiero stesso, verrà ripreso un metodo di sviluppo più normale. Il processo di stimolazione degli ego umani per mezzo di graduali istruzioni e con l'applicazione della forza elettrica dinamica della Verga, attualmente è usato su tre pianeti del nostro sistema solare. Tale processo viene istituito durante ogni quarta ronda e il suo particolare interesse risiede nel fatto che per la quarta gerarchia creativa, in ogni quarta catena e quarto globo, durante la quarta ronda, viene dato particolare rilievo alla quarta iniziazione, cosiddetta quella della crocifissione. La quarta gerarchia creativa è la grande espressione della cosciente volontà e del cosciente sacrificio del Logos solare e il grande simbolo dell'unione intelligente tra spirito e materia. Perciò la quarta iniziazione, con la presentazione delle verità cosmiche che sintetizzano lo scopo di questo sacrificio fondamentale, ha un'importanza preminente. Si tenga presente che gli altri schemi planetari, sebbene fondamentalmente simili al nostro, cioè il quarto, hanno tuttavia profonde differenze di manifestazione dovute alle diverse caratteristiche e al karma individuale del logos planetario o raggio in essi incarnato. Tali differenze influenzano il processo di iniziazione tanto nell'aspetto cerimoniale quanto in quello altruistico. B. L'applicazione della verga, poiché il tipo di forza che essa rappresenta, congiunto al tipo particolare di forza planetaria, produce risultati di natura e grado diversi. C. I tempi dell'iniziazione. A seconda del raggio, gli ego incarnati su qualsiasi pianeta saranno stimolati più o meno facilmente in base alle condizioni astrologiche. E questo produrrà periodi più o meno brevi di sviluppo prima dell'iniziazione o fra l'una e l'altra. D, infine, l'elettricità prodotta sui piani superiori dal numero sempre crescente di uomini che risplendono esotericamente. Si ricordi che l'intero sistema solare, con tutto ciò che include, si esprime in termini di luce e che il processo di iniziazione quindi può essere considerato un processo nel quale i punti di luce, ossia le scintille umane, vengono stimolati.
la loro radiosità e temperatura è accresciuta e la sfera di influenza di ogni luce estesa. I tre schemi planetari nei quali è in corso l'esperimento dell'iniziazione sono Terra, Venere e un altro. Venere fu il primo e il successo del tentativo compiuto e la forza generata provocarono un tentativo analogo sul nostro pianeta. Nessun pianeta accresce la propria riserva di forza e di conseguenza la propria sfera di influenza senza assumere nuovi doveri e influire su altri schemi. Lo scambio di energia e di forza tra Terra e Venere è continuo. Un processo simile poi è stato istituito su un altro schema planetario e quando, nella prossima ronda, la Terra raggiungerà un grado evolutivo analogo a quello che era di Venere al tempo in cui ne abbiamo percepito l'influsso, contribuiremo a stimolare un altro gruppo di ego planetari. Cioè, coopereremo ad istituire un procedimento analogo fra i figli degli uomini di un altro schema. Nei tre grandi schemi planetari di Nettuno, Urano e Saturno, il metodo dell'iniziazione non verrà usato. Essi accoglieranno coloro che saranno esotericamente salvati dagli altri schemi. Vale a dire che tutti coloro che in qualsiasi schema conseguono le necessarie espansioni di coscienza, quali saranno raggiunte dalla maggioranza degli uomini prima della metà del prossimo grande ciclo o ronda, saranno considerati salvati, mentre gli altri resteranno dove si trovano per un ulteriore sviluppo in periodi successivi, oppure verranno trasferiti in schemi planetari che, dal punto di vista del tempo, sono meno avanzati della Terra. I tre suddetti schemi maggiori assorbono e sintetizzano l'energia degli altri. Ci vediamo a breve con la seconda parte.